Il primo ministro ucraino Volodymyr Groysman in visita a Bruxelles ha evocato la situazione attuale di Avdiivka, cittadina nei giorni scorsi al centro dei più violenti combattimenti degli ultimi mesi nel paese. Era una cittadina molto tranquilla, ma i servizi pubblici di base, idrici, elettrici, riscaldamento sono stati pesantemente bombardati. Le condizioni di vita della popolazione di Avdiivka sono spaventose. Ne ho informato il presidente. Al momento siamo riusciti a migliorare la situazione. In una settimana 27 persone, fra civili e militari, sono state uccise da Avdiivka, città sotto il controllo di Kiev, e 8 in altri punti del fronte, il bilancio più pesante dall'instaurazione del cessate il fuoco a fine dicembre. Abbiamo discusso la questione della liberalizzazione dei visti, che avverrà prima dell'estate, ha commentato il presidente della Commissione europea, ribadendo il sostegno dell'Unione a Kiev. Lunedì scorso i ministri degli esteri dei 28 hanno escluso un allentamento delle sanzioni nei confronti della Russia.